Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Ameria Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Quando ero faccio, ero sottile, ero sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile. Thank you.
Signore e signori, buonasera, eccoci qua, arrivati alla puntata di Tutto nel mondo e burla, stasera all'Opera. Qui con me il nostro grande Max. Ciao a tutti, buonasera, ciao Paolo. Eccoci qua. Allora, reduci dalla puntata di venerdì, che dai commenti ricevuti è piaciuta molto, perché dà spazio anche a... diciamo alla richiesta da parte del pubblico di brani da ascoltare, no? Su cui parlare, e anche dalla nuova caccia all'opera che, vi avverto, si rinnoverà ancora venerdì prossimo. Inizieremo con un nuovo tipo di caccia, che poi alterneremo con quella nuova, quella vecchia, insomma abbiamo più possibilità, anche perché il nuovo tipo di caccia spingerà tutti ad andare a documentarsi, quindi sarà un misto tra enigmistica e documentazione su quello che chiederemo, quindi vedrete. Bene Max, allora abbiamo sentito una bellissima sinfonia dall'opera La Battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi, Orchestra Filarmonica Italiana, Paolo Carignani, direttore. Battaglia di Legnano, dico, no? Sì, Battaglia di Legnano, che è un'opera che sta ai confini, diciamo, delle produzioni, dei periodi, se così vogliamo dire, di produzione di Giuseppe Verdi, no? Insomma, ha il sapore dell'opera giovanile, no? Perché ce l'ha questo sapore molto già nell'ouverture, che si ricorda un po' anche altre ouverture, altri, insomma, tipologie che usa, che ha usato fino a quel momento, ma che effettivamente poi non troveremo nelle opere immediatamente successive, quali sono Rigoletto, Trovatore. Ecco, la troveremo in Traviata, nei Vespri assolutamente, ma con una forma completamente diversa. Quindi credo di non sbagliare se dico che è un'opera un po' di confine, no? Di produzione, anche perché
è la tredicesima, mi sembra, opera di Verdi. Siamo nel 48, nel 49, meglio dire, sì, 48 compone lui, perché la prima avviene a Roma, al Teatro Argentina, il 27 gennaio del 49, quindi gioco forza che la sua composizione sia avvenuta nell'anno precedente, no? nel 48. È sicuramente un'opera dalle chiare tinte risorgimentali, no? Non so, il discorso che abbiamo sempre fatto e che fanno un po' tutti quanti, quanto Verdi su questo ci avesse, tra virgolette, marciato, no? Nel proporre qualcosa che interessava in quel momento l'opinione pubblica italiana, però sta di fatto che in quel momento siamo in piene 5 giornate di Milano, no? Il periodo ci cadranno le 5 giornate di Milano e l'inizio della prima guerra di indipendenza italiana. Quindi presentare al pubblico un soggetto dove si parla di Federico Barbarossa che scende, che invade i comuni del nord, che devono soggiacere al Sacro Romano Impero, e questi che siamo già lì nella guerra tra Guelfi e Ghibellini, quindi l'appoggio all'imperatore oppure l'appoggio al Papa, il Papa che appoggia l'altra parte, il carroccio famoso, no, della battaglia di Legnano, no? Ecco, insomma, tutto questo condito, appunto, come ho detto poc'anzi, con le 5 giornate, con l'inizio della prima guerra d'indipendenza, e beh, insomma, al pubblico sicuramente ha generato dei sentimenti particolari. E infatti l'ouverture, la sinfonia, chiamiamola, o la diciamo anche alla francese, perché effettivamente in quel periodo Verdi bazzicava, come si suol dire, per Parigi, perché Parigi era Francia, perché nel 47, quindi nel novembre del 47, fece la prima della Gerusalemme, no? Quindi tutto sommato c'è anche un po' di sapore. Io in certi momenti in questo ouverture, nei tranquilli, ho sentito un po' l'ouverture anche del Guglielmo Tell di Rossini, no? Rossini che ormai era parigino. Poco prima della ripresa del tema finale, sembrava quasi che esplodesse, mi veniva l'esplosione del finale del Guglielmo Tell. Insomma, c'è anche questa cosa, un Verdi un po' internazionale. Assolutamente sì, anche perché, come dicevi te, l'ha scritta in Francia e aveva dei numerosi contatti col suo librettista, no? Che scelse Cammarano, che gli spediva in Francia le sue, diciamo, tutte le modifiche, come al solito Verdi chiedeva, corredate da tanti altri consigli che Verdi molto spesso accettava e altre volte invece assolutamente no. Comunque, poi andremo avanti, no, a fare questo, a sviscerare un attimino questo discorso francese di Verdi. Ma direi, siccome la roba è parecchia, di andare con l'altro ascolto, Max. Quindi cominciamo un po' a inquadrare la trama, che è sufficientemente semplice, però insomma. Sì, la trama è piuttosto semplice, insomma, ecco, parliamo un po' di questo primo atto, no? Siamo nel 1176, appunto, quando avvenne la battaglia di Legnano, no? Appunto, ricordiamo un po', 1176, il 29 maggio esattamente ci fu questa battaglia tra le truppe di Federico Barbarossa e le truppe della Lega Lombarda, ossia dei comuni del nord, che si unirono, ovviamente i comuni guelfi, supportati anche dal Papa, da Alessandro III in questo caso, no? Che si unirono appunto per fermare, perché Federico Barbarossa che cosa voleva fare? Cioè, sostanzialmente siamo nell'età comunale, però quella consolare, no? Le varie fasi, quella consolare dove i comuni eleggevano una persona esterna, no? Tutto quanto. Quindi ormai da qualche tempo c'era una sorta di autonomia, si stavano rendendo autonomi questi comuni. E Federico Barbarossa, che vuole ricostituire il Sacro Romano Impero, arriva e dice: no, amici miei, lasciate perdere, no? C'erano anche le guerre, diciamo, tra i vecchi feudatari e i nuovi e la borghesia nascente, no? dei comuni, quindi gli artigiani, i banchieri, no?
E Federico Barbarossa vuole rimettere a posto tutto quanto, vuole restaurare quasi quasi il feudalesimo, no? Ecco, questo è l'ambiente storico. Infatti, ecco, se andiamo a vedere la trama, 1176 ci sono questi due personaggi, Arrigo e Rolando, che fanno parte appunto della Lega Lombarda. Rolando è il marito di Lida, perché è ovvio, qui siamo nel romanzo storico, no? Tipico, perché c'è Macbeth, vabbè, Macbeth è una cosa diversa, è Shakespeare, però i Lombardi alla prima crociata, Oberto conte di San Bonifacio, se vogliamo, insomma, come nello stesso tempo, all'incirca lì, Alessandro Manzoni scrive I Promessi Sposi, ambientati nel passato, no? Era tipico di questo, una forma abbastanza tipica quella di scrivere o il romanzo storico o l'opera su argomento storico. Quindi siamo qua, in mezzo però nel melodramma ci deve essere la storia d'amore contrastata, impossibile o con dei problemi, non può essere una storia d'amore liscia. Beh, normale non si può. Se no non sarebbe un melodramma. Se no non sarebbe un melodramma. Quindi Arrigo e Rolando marito di Lida, Arrigo, vecchia fiamma, vecchio amore, che guarda caso Arrigo e Rolando insieme nella guerra, nella battaglia di Legnano, insieme nella guerra contro Federico Barbarossa invasore, però uno è il marito e l'altro è l'amante. Poi sai com'è, quanto è bello lo primo amore, no? E la seconda è più bella ancora, però in questo caso no, perché il certo. Primo amore non si dimentica mai, no? Ecco, quindi adesso andiamoci ad ascoltare uno dei cantanti che secondo me ha meglio cantato quest'opera, cos'è Carreras, sì. È la cavatina, la pia materna mano, ma partiamo dal recitativo, o magnanima è prima. Ce l'ascoltiamo con Cos'è Carreras di Lamberto Gardelli, che dirige la Symphony Orchestra. Bene, ascoltiamo subito. Accese all'ombra delle sacre tue rinascenti mura il fuoco Dio eternamente avvamperò. La pia materna mano chiuse la via ferita, eppur da te lontane vede l'altero. Io non sarei solo a te la canto
balcone mio c'è solo il rose, alla finestra tua lì corna pese. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. E se le corna tue fossero bandiere, sarebbe tutti i giorni festa nazionale. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. Luvi, 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 camossa una vein, ca sigaretta moc va facendo shame. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. La legge di natura è veramente esatta, quando un marito è sic la moglie è chiatta. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello. Fai un drink e drank. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. Siccome in chat avevate chiesto che non, cioè avevate detto che non conoscevate questa pietra miliare, mi meraviglio uno dei motivi popolari. Ma penso che sia stata ripresa anche da qualche cantante, non so, mi dà l'idea un po'. Come si chiama la compagna di Streller, adesso non mi viene il nome, lei è famosissima, forse lei ha ripreso qualche volta questa canzone, no? Insomma, è stata ripresa, una canzone popolare ripresa da qualche cantante, Milva, non mi viene il nome. Mi sembra Milva la cantasse anche. Vabbè, possiamo perdere. Detto questo, adesso qui c'è stato detto che il nocino è stato adulterato, hanno detto. Adesso ci andiamo a sentire la cavatina del personaggio principale femminile, questa sera in quest'area è interpretata da la grandissima Leila Genscher. Esattamente, aspetta, nella scaletta vediamo quante volte come un dono. Quante volte come un dono, Lida, abbiamo detto che è il personaggio principale, e poi se vuoi facciamo subito seguire è versa ed altri ed essere, cioè il duetto tra Arrigo e Lida, ossia sì, perché poi Lida il primo amore, no? Il primo amore di lei. Già, perché lei che se lo trova lì davanti, no? È dovuta sposare con Rolando, capito? Sì, insieme a Rolando, che è suo marito, certo, cioè, allora, che combattono tutti e due per la stessa causa. E lei, però, l'ha dovuto sposare perché veramente Arrigo sembrava che era morto, che sembrava fosse morto certo, invece certo, era in giro a combattere. Certo. E quindi il melodramma è condito da queste cose. È condito certo, perché Rolando, come dire, fa il minestrone, ci devi mettere un po' di sale, un po' di pepe, e il melodramma è la stessa cosa. Un bicchierino di nocino e si va. E vai, andiamo a sentire il duetto. Che invece poi... con Corelli e Antonietta Stella dirige Gianandrea Gavazzeni. E vi avviso subito. Questa dobbiamo dire che è un'edizione importante perché fu Scala 1961. E stasera può essere anche 1861. 100 anni all'Unità d'Italia, quindi la Scala quell'anno aprì proprio la battaglia di Legnano e il baritono di questa produzione era Ettore Bastianini, che ascolteremo subito dopo. Quindi, quello che volevo dire è che praticamente... l'opera di aprile sarà proprio la battaglia di Legnano, che ascolteremo stasera in parte. Insomma, bene, andiamo a ascoltare. Quante volte come un dono, Leila Genscher. Thank you.
Abbiamo ascoltato un bellissimo duetto con Franco Corelli e Antonietta Stella, la compianta Antonietta Stella, che è venuta a mancare pochi giorni fa. Devo dire che comunque noi ascoltiamo quest'opera, no? Ci viene in mente, come dicevamo all'inizio con Massimiliano, il Verdi giovanile, anche se si può notare dagli ascolti che abbiamo fatto che comunque la ruvidità, la genuinità delle prime opere, parlando di Oberto, e quelle che seguiranno, è stata un pochino mitigata da quell'ambiente francese di cui parlavamo prima, perché in effetti c'è una, diciamo, una commistione un pochino dell'epoca, diciamo, della musica francese che Verdi aveva respirato in quel periodo e che poi culminerà, per quanto lo riguarda, anche nei Vespri siciliani, no? Che comporrà proprio per l'opera. Molti critici hanno notato che nello stile mitigato, in quello che poteva essere il Verdi arrembante dell'inizio, si sente comunque, grazie anche al libretto di Cammarano, che pur essendo più prolisso, come dicono i musicologi del suo Piave, però sapeva ben far crescere la drammaturgia della storia. E Verdi ci si trovava proprio a suo agio, infatti volle proprio Cammarano per quest'opera, che gli venne, diciamo, suggerita dagli impeti, come diceva Massimiliano all'inizio, di quello che stava avvenendo in Italia con i moti che avvenivano nella sua Milano. E lui diceva proprio, scriveva proprio a Piave, che tra parentesi era arruolato, che aveva proprio il desiderio di stare in mezzo ai milanesi in quel momento molto complicato della loro storia, e però era arrivato tardi e era riuscito a vedere solo le bellissime barricate, così lui le definisce. E proprio da questo impeto prova, come diceva Massimiliano anche prima, a trovare un soggetto per arrivare a comporre quest'opera che doveva proprio dare l'idea del patriottismo. Diciamo, questo alla fine non gli riesce appieno, perché molti critici l'hanno etichettata, no, come opera così di circostanza, una cosa abbastanza di passaggio, abbastanza semplice. Infatti cadde nel dimenticatoio dopo le prime rappresentazioni. Se pensate a quella di Roma, proprio la prima, fu bissato tutto il quarto atto e quindi ebbe un grandissimo successo. Ma poi cadde nel dimenticatoio anche per le mutate condizioni politiche che lo costrinsero a cambiare titolo, a cambiare, anzi a rivedere anche il soggetto, che però praticamente poi non ebbe mai la luce. E quindi quest'opera fu lasciata così, anche se le riprese successive, quelle anche in epoca moderna, devo dire che stanno ridando ragione a questo che invece è, secondo almeno il mio modesto parere, un capolavoro della genuinità verdiana, proprio l'idea proprio della cioè quello che lui voleva da questo soggetto lui riesce a tirarlo fuori con la musica, grazie anche al libretto di Cammarano, ma anche alle sue, diciamo, ruvidezze verso il librettista, con cui lotta spesso e riesce a vincere soprattutto il quarto atto, dove Cammarano voleva tutt'altra cosa, mentre Verdi vuole finire proprio con l'eroe che muore per la patria. E devo dire che questo, come dicevamo con Massimiliano fuori onda, mi fa venire in mente l'unica volta che ho visto la battaglia di Legnano al Teatro dell'Opera di Roma, che è proprio il finale, quando muore Arrigo, viene completato con l'ingresso di una enorme bandiera italiana, e lì venne fuori Viva Verdi, Viva l'Italia. E ancora mi prendo i brividi a pensare a un teatro tutto in piedi davanti a questo finale. E quindi diciamo che Verdi alla fine è riuscito a far, no, venire fuori il suo intento, quello proprio di dare il patriottismo che era in lui, insomma, no, Massimiliano? Certo, sì, assolutamente. Abbiamo detto un'opera un po' che secondo me conclude, come ho detto all'inizio, conclude questo percorso un po' più schiettamente risorgimentale, no? Più sì. Schiettamente. Perché le altre, sì, poi Vespri probabilmente, cioè questa cosa, però cominciano ad esserci, si comincia a sviluppare un qualcosa di differente, no? Nell'opera sì. Verdiana. Infatti anche già Luisa Miller, che è l'opera successiva, cioè, esattamente, è l'opera completamente successiva, diversa, certo. Da
la battaglia di Legnano è proprio tutta un'altra cosa, ci siamo È più. tutta un'altra cosa, è tutto un altro stile. Sì. Qui proprio nella sinfonia si riconosce ancora questo senso molto patriottico, insomma, che ricorda, ripeto, anche un po'. All'inizio ho detto in certi momenti dall'idea del qualche temino così preso un po' estrapolato dal Guglielmo Tell, e ci potrebbe anche stare perché, ripeto, abbiamo detto che Verdi era a Parigi in questo periodo e sicuramente avrà avuto anche. Ora non conosco esattamente tutta la permanenza di Verdi a Parigi, ma c'era Rossini lì, no? Eh già, c'era Rossini e tra parentesi Julian Budden, di cui sto leggendo il libro su tutte le opere di Verdi, riconosce anche all'interno della sinfonia alcuni passi della Può darsi, Marsigliese. ci sono, sì. È Cioè, insomma, probabile. è un Verdi che comincia a essere un po' internazionale, no? Eh sì, è un po' Un po' internazionale, quindi. internazionale. E che lo sarà poi con varie produzioni. Già c'era stata la Gerusalemme Sì. fatta all'Opera di Parigi, quindi anche il discorso delle opere sullo stile del Grand Opera francese, no? Quindi sullo stile di Meyerbeer, per capirci, insomma, no? Vabbè, insomma, noi comunque andiamo avanti. Con questo che abbiamo ascoltato, praticamente si conclude il primo atto. Nel secondo atto siamo molto più nella politica che nell'amore, no? Cioè, nel senso che cosa succede? Che Rolando e Arrigo vanno a Como. Arrigo addirittura veniva da Verona, era veronese, no? Quindi insomma, vanno a Como per cercare di convincere la città di Como, in particolar modo nei massimi esponenti, quindi nella nobiltà comasca, di sostenere il Carroccio, la Lega Lombarda, no? Ecco, contro Federico. Ma questi sostanzialmente non è che accettino poi così. E quindi c'è questo duetto con tutto quanto tra appunto Arrigo e Rolando che gli offendono anche un po', Sì, è un duetto un pochino aspro, se lo vogliamo così sì, detto un definire. po' aspro perché appunto poco prima che entri poi Federico Federico Barbarossa. Infatti Barbarossa, io i certo. prossimi due ascolti li metterei insieme, no? Però insieme invece Arrigo e Rolando terminano dando degli infami e maledetti ai nobili di Como, che no, diranno appunto: se, infami e maledetti, voi sarete in ogni età. Questo è diciamo quello che della patria, non vi gridi traditori e parricidi. Ecco, Certo. quindi poi entrerà Federico Barbarossa, che nella nostra scelta l'abbiamo fatto interpretare a Nicola Giuseppe. Giuseppe, sì. Sarà l'edizione quella di Gardelli con José Carreras, Matteo Manu Guerra, Nicola Gjuseleff e Lamberto Gardelli, che dirige la Symphony Orchestra. Praticamente è la stessa edizione del secondo brano che abbiamo ascoltato oggi, ossia quello di Carreras, la cavatina Di Arrigo. di Arrigo. Bene, andiamo ad ascoltare. Ecco, no, Vai, vai, l'ho bloccato, vai. no, ecco, volevo dire ben vi scorgo nel sembiante Ettore Bastianini e Franco Corelli. Ecco, questo non Ah, sì, no, perché abbiamo. l'avevamo detto prima, pensavo L'avevo detto prima, ma che i è nostri bene ascoltatori ricordare se che lo tutti sono li segnato, conoscono. vero? Ecco, andiamo. Ecco, insomma. Pensieri, oh, siete voi.
Abbiamo ascoltato un Verdi sicuramente più maturo, no? Chiaramente di Oberto e di altre opere che hanno preceduto chiaramente la battaglia di Legnano, anche se, no, come dicevamo prima, riconosciamo all'interno di questi brani la sua, sempre la sua vena, la sua caratteristica principale, no? Che poi è quella della... diciamo di seguire la parte drammaturgica in maniera puntuale, no? E anche facendo cantare l'orchestra come se fosse un altro personaggio, no? Uno viene trascinato da questa orchestra, no, Max? Sì, sì. E poi ecco, Verdi sì, sicuramente maturo, come abbiamo detto, ancora però sulla scia risorgimentale. E questo carattere risorgimentale lo troviamo nel brano che andremo ad ascoltare adesso, un coro. I cori di Verdi, in questo, diciamo, fino a questo momento sono risorgimentali, no? Ecco, partiamo dal pensiero. È il popolo che parla. Eh? È il popolo che parla. Sì, è il popolo che parla. Ora, i risorgimentali ovviamente sono allegorie, metafore, certo. Perché insomma il popolo ebraico non c'entra niente con il popolo italiano, però il popolo ebraico oppresso da Nabucodonosor sì, c'entra, certo, che questa similitudine, questo parallelo, questo confronto, no, che viene fatto tra appunto il popolo ebraico sottomesso da Nabucodonosor e invece il popolo italiano sottomesso all'Austria. Poi abbiamo Silvio Destillero di Castiglia, questo di testare questo sentimento nazionale, no? O Signore dal tetto natio, sono tutti cori molto, molto famosi. Questo dei Lombardi, però, scusa, dei Lombardi, questo della battaglia di Legnano non è poi così famoso, però giuriam d'Italia por fine ai danni, cacciando oltralpe i suoi tiranni. Beh, cioè, se non c'è cacciare oltralpe, vabbè, qui è Federico Barbarossa che lo vogliono ricacciare in Germania, lì ci sono gli austriaci che vogliono ricacciare oltralpe, no? Pria che ritrarci, pria che servinti, cader fra l'armi, giuriam estinti, no? Quindi c'è questo coro, questo giuramento, forse, probabilmente, adesso faccio una mente locale, ma credo che sia
l'ultimo coro che Verdi scrive con questo sentimento patriottico, no? Non mi sembra che poi ci saranno altre espressioni di questo genere nella produzione successiva di Giuseppe Verdi, no? Ecco. Certo. Sì, pare. Quindi, anche a me. Una domanda che ti volevo fare, ma non so, forse te la fa... no, ma te la faccio subito. Cioè, Battaglia di Legnano viene, diciamo, dopo, contiamole proprio, guarda, le conto proprio, 1, 2, 3, tre opere dopo Macbeth. Sì. Macbeth è una pietra miliare nella composizione verdiana, con uno stile che abbiamo avuto modo anche di ragionare, no, durante, dopo, subito dopo l'inaugurazione Scaligera. C'è una bella differenza, però ci fa... non lo so se tu noti dal punto di vista anche stilistico, dal punto di vista, sì, anche... beh, notevole, è notevole, però dobbiamo anche dire che il Macbeth, per carità, non è che ci fossero poi, cioè non è che è stato rivoltato e fatta un'altra opera, però il Macbeth del 47, ma noi quello che conosciamo di più è il Macbeth del 65, cioè la versione che lui riprese successivamente, insomma, no? Quindi ci furono dei cambiamenti, diciamo, sì, importanti, ma non tanto radicali, no? Lo stile, no? Ecco. Quindi, come dici te giustamente, il Macbeth ha un sapore diverso. Molto, ma lì lui pensava anche, perché Verdi era un grande uomo di teatro, di palcoscenico, cioè la drammaturgia di Verdi, secondo me, non ha pari almeno in nessun altro compositore italiano. Cioè il funzionamento della, diciamo, del soggetto, dell'opera teatrale trasportata sul palcoscenico del melodramma, lui su questo era anche il regista, volendo, delle sue stesse opere. Sì. Ma il regista sul palcoscenico, ma regista anche nell'unire la musica. E lì stava pensando ovviamente a Shakespeare. Quindi, però vedi, questo... quello che notavo, così proprio scorrendo i titoli, no, da Macbeth in avanti, che per esempio, se andiamo a prendere il Corsaro, a prescindere che a noi piace molto, perché a noi piace tutto quello che ha fatto il nostro caro Peppino, però il Corsaro rispetto a Macbeth, ma anche rispetto a Battaglia di Legnano, non è la conseguenza di quello che lui ha fatto prima. Non dico che è un regredire, ma è un ritornare un po' alle origini, il Corsaro, no? Forse quella è un'opera di passaggio, perché mentre Battaglia, secondo me, è un nuovo stile, perché è un nuovo stile che è sicuramente mitica un po' quello delle prime opere, no? Però mantiene la fragranza del proprio drammaturgica. Corsaro invece si regge un su, ma non è che sia questo gran capolavoro rispetto a Macbeth, che viene due opere prima. Beh, comunque non è che tutte le ciambelle riescano con... No, questo sicuramente, ma dal punto di vista proprio dire. Musicale... Cioè, allora, se vogliamo dire, di lì a poco c'era Luisa Miller, poi c'era lo Stiffelio, che voglio dire, lo Stiffelio, ora, con tutto il bene che possiamo volere, non è che sia il capolavoro di Giuseppe Verdi. Però dal punto di vista musicale, lo Stiffelio, se tu vai a analizzare, no, la partitura, non è così lontano da Luisa Miller come sapore, come gusto musicale, ma... Corsaro, Battaglia, Macbeth sono cose completamente diverse. Cioè, Stiffelio è un'opera, diciamo, forse più debole, no? Dal punto di vista dopo Luisa, certo, Miller. Però dal punto di vista musicale segue lo stile in cui Verdi si era incanalato. Mentre Corsaro torna proprio indietro, secondo me, rispetto a Macbeth prima e Battaglia dopo, no? Non è conseguenziale, secondo me. Ma sai, c'è di mezzo anche il rifacimento dei Lombardi, che diventano Gerusalemme per il teatro dell'opera di Parigi. Di Parigi, sì. In questo frattempo, di conseguenza, forse lui, Verdi, non lo so, qui andiamo su congetture, no? No, certo, che si fa per parlare. Magari... rispolverando una delle sue primissime opere, perché fu la quarta opera di Lombardi, la prima crociata, lo Gerusalemme è praticamente la traduzione francese di Lombardi. Non proprio, cioè, c'è qualcosa di differente, più
Le Trouvé diventerà abbastanza similare, però insomma troviamo gran parte dell'opera che lui rifà per opera Luigi, però insomma è comunque si è presa dai Lombardi che sono la quarta opera. Però dobbiamo anche dire che sì, è la quarta opera, però se noi andiamo a vedere 11 febbraio del 43 alla Scala i Lombardi, no, adesso prendiamo i Lombardi giusto Sì, per certo. stiamo parlando da Gerusalemme. Battaglia di Legnano, 27 gennaio 49. Quindi 43, 49, esattamente 11 febbraio 43, 27 gennaio 49, possiamo dire Sei che anni. 6 anni, sì, ma in 6 anni ci sono i Lombardi, Ernani, Due Foscari, Giovanna d'Arco, Alzira, Attila, Macbeth, i Masnadieri, la Gerusalemme, Corsaro e Battaglia di Legnano. Cioè, ne ha fatte di opere in Sì, questo. assolutamente sì, però vedi, in tutte quante, adesso non perché ce l'ho con Corsaro, però da Macbeth a Battaglia in mezzo Corsaro, no? Lascia perdere il rifarcimento di Gerusalemme, vedete i Lombardi. Lo vedo come, non lo so, boh, mi dà l'impressione che in quel momento Verdi un po' il Corsaro, non dico che l'ha tirato un pochino là, però non gli ha dato forse quell'attenzione che, non dico forse il testo è anche debole, non voglio Ma dire, concordo, concordo, ma anche perché è stato, cioè tuttora diciamo Battaglia di Legnano, perché stiamo vedendo, io ho esordito più sul discorso risorgimentale, no? La Sì. reputo quasi come se fosse, forse poi i Vespri siciliani hanno un qualcosa che può essere, ma. Lì Verdi è comunque sia in una fase di trasformazione, Sì. non possiamo non rilevare che da 49, 27 gennaio 49, esattamente 2 anni dopo, perché parliamo dell'11 marzo del 51, quindi gennaio marzo siamo 2 anni e 2 anni e qualche 2 mesi, sì. mese, e c'è Rigoletto. Nel Sì, certo. 53 c'è il Trovatore, nel 53 sempre tra gennaio e marzo qua c'è la Traviata. Quindi se andiamo a vedere dalla 27 gennaio 49 a 53, Verdi è tutta un'altra cosa. Tira fuori la trilogia che poi arriverà Noi Vespri, il Simon Boccanegra e anche un'altra opera che non è poi la conosciutissima di Verdi, non a caso il rifacimento dello Stipendio, così Sì, all'Aroldo, no? Però Roldo. poi c'è il Ballo in Maschera, cioè entriamo in quel Verdi che è sicuramente nella parte finale, lo porta nella parte finale, perché poi di lì alla fine le opere saranno, che lui comporrà, saranno molto meno rispetto a quelle che ha composto fino a quel momento dal suo Certo, esordio, no? Quindi saranno comunque. opere sicuramente più ragionate, Assolutamente più sì, assolutamente sì, poi. approfondite. Don Carlo, Forza del Destino, L'Otello, Falstaff, quindi il ritorno di fiamma verso Shakespeare, che non ha mai abbandonato, anche perché doveva esserci un'altra opera di Shakespeare che lui avrebbe voluto mettere in scena. Di conseguenza, vabbè, questo è. Siamo sicuramente in un momento di Di trasformazione trasformazione, sicuramente sì, sicuramente sì. che non avviene ovviamente con un'opera. La Battaglia Certo. di Legnano ci rientra, ma come dici, ci rientra il Corsaro, cioè lo Stipendio, e poi con Verdi, con Rigoletto sicuramente facciamo un po' Il cambio di un marcia. salto di qualità, Sì, assolutamente, un assolutamente sì. cambio di passo, di stile, ecco, di Sì, stile. assolutamente sì. Bene, allora andiamo a sentire questo coro, no? Andiamoci a sentire questo coro, certo. Thank you.
so se avete fatto caso a questo coro, si comincia con un'atmosfera che richiama un po' il Don Carlo. Poi si viene praticamente catapultati, no, quasi alle Leone di Castiglia, perché no, cioè, Sì, è sì, sì. vero? Cioè, un po' questo, è per Sì, tornare a Don Carlo alla fine, quindi. infatti probabilmente è stato questo che non ha avuto questo coro non ha avuto le fortune del Siridesti Leone di Castiglia, del Signore Tetto Natio, del Vapensiero, perché appunto non ha quello slancio, diciamo, che ha un tono molto più riflessivo, interiore, come quello appunto che sarà Eh sì. lo stile del Don Carlo, ecco, iniziale, non ha... E Certo. quindi, insomma, vabbè, ecco, siamo giunti comunque sia al terzo atto, no? Questo che abbiamo ascoltato è il corto del terzo atto, appunto questo giuramento. E cosa accade nel terzo atto? A grandi linee, la cosa importante è cosa succede, che c'è Marco Aldo, un prigioniero dell'esercito di Barbarossa, no? Si intromette, intercetta una lettera che Lida scriveva ad Arrigo, nella quale lo invita a non partecipare a questa battaglia, perché questi sono i cavalieri della morte, cioè lì tu hai a morire, fallo per tua madre, fallo per tu, cioè vivi, scappa, no, diserta, vattene via. Quindi Marco Aldo intercetta questa lettera e che cosa fa? Come ben tradizione nel melodramma, la consegna al marito di Lida, a Il Rolando, povero Rolando. al povero Rolando, che ovviamente leggendo questo scritto non può che accusare moglie e amico di tradimento. La moglie perché lo invita e quindi invita il suo primo amore, no? Abbiamo detto, Già. a fuggire per rimanere vedovo, quindi tieni più a lui che a me, no? Un po' questo, in fondo nel cuore lui sente questo. E invece accusa il suo amico e con lui combattente per l'esercito, diciamo l'esercito, insomma i comuni, no? Ecco, l'esercito che si era improntato ai comuni, quindi con la Lega Lombarda, lo accusa di disertare, di allontanarsi, di scappare. Quando Rolando si allontana, appunto dopo questo detto, chiude a chiave la porta, Arrigo però per sentitosi offeso per non patire questa infamia nei confronti di Rolando, cosa fa? Dice, vabbè, la porta è chiusa, me ne scendo dalla finestra e se ne va anche lui ad unire e si unisce ai soldati appunto della Lega Lombarda. Noi adesso ascolteremo due parti insieme, sia il nuovo di Pugnando, Giuseppe Taddei, Vittorio Gui, direttore del Maggio Musicale fiorentino, e poi a seguire a Me lo giura, quindi ma siamo lì uno attaccato all'altro, cambiamo solo gli interpreti, Ettore Bastianini, Gianandrea Cavazzeni con, abbiamo detto, Corelli, Antonietta Stello, insomma, ecco, sono questi cast, quindi ce l'ascoltiamo una presso l'altra, se al nuovo di Pugnando, a me lo giura, Rolando, Arrigo, Marco Valdo, eccetera, eccetera. Oh,
Abbiamo voluto far ascoltare la parte, diciamo, che mancava dell'altra aria, e qui poi cominciava la cabaletta, ma perché nell'edizione con Taddei non era stata, diciamo, non era stato messo questo pezzo, e quindi ve l'abbiamo fatto ascoltare, ma abbiamo tagliato la cabaletta, che tanto l'abbiamo ascoltata prima, vero Max? Sì, perché praticamente mancava il tempo di mezzo, il colpo di scena, no? Sapete, il tempo di mezzo, succede qualcosa, e qui che cosa succede? Appunto che Marco Valdo va da Rolando e gli dice: guarda che tua moglie ha scritto questa cosa. Cosa ha scritto? Tutto apprenda, fra i cavalieri sacri della morte, ti sei votato, ma non, sostanzialmente tagliando corto, non andare, vieni, te ne scongiuro per il nostro antico amor. Questo lo scrive a Rigo, non lo scrive al marito, e quindi quando Marco Valdo, lo spione, lo dice, lo fa leggere a Rolando, ora Rolando canterà la cabaletta "Ai scellerate alme d'inferno", che abbiamo sentito cantata da Matteo Manuer, no, da Giuseppe Taddei, da Giuseppe Taddei, Maggio Musicale Fiorentino, edizione 1959.
arriviamo così all'ultimo atto, andiamo rapidamente, così io direi quasi di salutare poi i nostri ascoltatori, non lo so, oppure facciamo ascoltare il coro e rientriamo per i Sì, facciamo saluti. ascoltare il coro, poi rientriamo Allora, alla fine. praticamente cosa succede? Ecco, dimentichiamo di dire che ogni atto ha un, come Un molto titolo. spesso accade in Verdi, un suo sottotitolo: atto primo Egli vive, atto secondo Barbarossa, atto terzo L'infamia. Adesso andiamo al quarto atto, Morire per la patria. Guarda caso, la battaglia è vinta dalla Lega Lombarda e Barbarossa è caduto per mano di Arrigo, mentre il popolo esulta, giunge Arrigo però morente, scortato da Rolando e dai cavalieri. Arrigo è ferito in battaglia, ferito mortalmente, in punto di morte l'uomo si proclama innocente, proclama anche l'innocenza di Lida e chiede al suo amico Rolando di riavere, di riottenere la sua stima, perduta appunto adesso, proprio nel punto in cui abbiamo appena ascoltato. Di fronte alla sincerità di Arrigo e alle preghiere della moglie, Rolando, commosso, porge la destra all'amico in segno appunto di continua amicizia, e Rolando muore baciando il carroccio, che sappiamo essere appunto questa, anche politicamente nell'ultimo trentennio, questo carroccio è venuto fuori più di una volta, e appunto c'è il riferimento alla Lega Lombarda. Niente, adesso io ascolterei il coro e poi rientriamo per i saluti e ci sentiamo proprio il finale dell'opera, che abbiamo scelto quella con Ettore Bastianini, Antonietta Stella e Franco Corelli. Bene. Mentre ora torniamo all'edizione Preghiera Deus meus pone illo sunt rotam, Katia Ricciarelli, Lamberto Gardelli, Anne Murray e l'orchestra Filarmonica, la Symphony Orchestra. Ascoltiamo. Thank you.
Ecco qua, abbiamo ascoltato la preghiera, molto bella, con una Katia Ricciarelli in grande spolvero. Dicevamo prima con Massimiliano fuori onda che veramente la Ricciarelli ha fatto una lida veramente eccezionale in quella bellissima incisione dove c'è anche José Carreras, no Max? Sì, poi ecco quello che mi piace sottolineare come gusto personale, secondo me Carreras unito alla Ricciarelli, ma anche Carreras se stesso, dobbiamo dire, in quest'opera, ma anche nel Corsaro, secondo me, dà il meglio di sé, che ti devo dire. Cioè, anche nei due Foscari, sì. È un vestito che sembra costruito a pennello. Cioè, esatto, è vero, vero, pienamente d'accordo. Bene, allora andiamo a sentire il finale che abbiamo annunciato prima, quello con Ettore Bastianini, Antonietta Stella e Franco Corelli, direttore Gian Andrea Gavazzeni, e diamo appuntamento al venerdì, Max, no? In questa seconda puntata di Parliamo Di. Parliamo Di. Che ancora non sappiamo di cosa, sapevo, perché noi siamo lì 5 minuti prima della trasmissione. Di che parliamo stasera, Paolo? Ma dai, parliamo un po' di questo, dai. Poi intanto preparate quello che volete, no? Chiederci, vediamo, che potremmo anche girare la trasmissione, no? Come volete voi, noi vi proporremo qualcosa e voi... Ah, ma sarebbe veramente bello se i nostri ascoltatori si intromettessero dicendo ma perché a proposito di quella cosa che state dicendo, perché... seconda di quello che riusciamo a trovare, ovviamente, perché non è che le nostre risorse siano infinite dal punto di vista dei materiali, però quasi, quindi magari riusciamo a trovare qualcosa da inserire anche facendo un po' di, come dire, una sorta di musica a richiesta, no? pensateci perché questo esperimento ci ha dato soddisfazione. Poi improvvisate anche voi, pensateci, nel senso, arrivate predisposti per intervenire, poi interverrete magari. E poi c'è la nuova caccia all'opera che sarà sicuramente interessante, ma per quanto riguarda me, Massimiliano, divertente, perché vi scervellerete, penso, per tutti i giorni a venire. bene. Vedremo. Bene, allora salutiamo Max. Ciao Max, grazie. Ciao Paolo, a te e a tutti i nostri ascoltatori. E salutiamo i nostri carissimi radioascoltatori e ascoltiamoci il finale di questa bellissima battaglia di Legnano. Buonanotte. Buonanotte. Thank you.
Quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quella... Ameria Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Quando lo faccio, era sottile, era sottile.